Marcello Contento è colui che ha segnalato questa mattina un accaduto veramente deplorevole. Quella che vediamo qui è la recinzione che, come ormai molti di voi sanno, è stata realizzata a partire dal 21 di giugno scorso, quando cioè una tartaruga caretta caretta ha nidificato qui all'Alcamo Marina, e non è il primo e non è l'unico caso qui all'Alcamo Marina, perché si registra anche un altro caso incontrato a Calattugo, un altro caso si è registrato a Trappeto, poi abbiamo altri casi che si sono verificati almeno in queste ultime ore, che voi sappiate, ci sono stati altri casi, ci sono questi tre finora anche fuori che si fa male, giusto? Al momento sì, al momento sì. Allora, Marcello Contento, cerchiamo un po' di raccontare che cosa è successo la scorsa notte e sì. Cosa è accaduto. Questa notte degli ignoti si sono introdotti, probabilmente dei giovani, si sono introdotti all'interno del nido violando la recinzione e provocando dei danni, probabilmente hanno scambiato per un gabinetto questo posto e hanno fatto i loro bisogni all'interno. Fatto deplorevole, come diceva bene il giornalista, ma sicuramente attorno a questo episodio c'è stata invece tanta altra brava gente che in queste settimane si sta prendendo cura del nido, sta facendo delle grandi campagne di sensibilizzazione. Purtroppo ci sono questi episodi spiacevoli che condanniamo, abbiamo fatto già una denuncia contro ignoti e speriamo di individuare i colpevoli e che si prendano le loro responsabilità. Questo per Alcamo Marina è uno dei, come dire, un momento magico per la città, il primo nido documentato all'interno del territorio che può diventare un motivo sia di orgoglio naturale ma soprattutto per la nostra città. Marcello Contento è tra coloro che si stanno prendendo cura appunto di questo nido di tartaruga caretta caretta e con azioni anche di sensibilizzazione. E ciò che è avvenuto ovviamente, come detto poc'anzi, non può mettere da parte quelle che sono le azioni positive che finora sono state intraprese. Ovviamente si spera che questa zona così frequentata da bagnanti e anche da molti giovani la sera possa essere preservata. Qui è presente un impianto di videosorveglianza che mi pare di poter dire avete voi stessi sollecitato. Sì, qui sono presenti diverse videocamere che sorvegliano il territorio, ma soprattutto respiriamo una positività nella comunità. In questa esperienza del primo nido e poi del secondo, quello della zona Lecce ad Alcamo Marina, abbiamo visto la presenza di tantissime associazioni volontari, creando una rete bellissima sul territorio, ma non solo di associazioni, anche di persone, di bimbi che si stanno avvicinando alla bellezza. Forse la tartaruga ci sta facendo riscoprire la bellezza di questo territorio di cui ne avevamo fortemente bisogno. E la nostra presenza qui sembra questo, dire che questo nido non è da solo, e non è solo Marcello Contento, ma sono tantissime in realtà belle che esistono su questo territorio, che si stanno dando da fare e che continueranno a fare da qui alla scusa, ma mi auguro anche dopo. Bene, e con piacere constatiamo che in questi giorni le acque del mare di Alcamo Marina si presentano relativamente più pulite, almeno i bagnanti sono più invogliati a stare in acqua, cosa che non avveniva ovunque avveniva poco nelle scorse settimane, perché il mare era poco invitante, c'era stato un'elevata preoccupazione che fosse altamente inquinato. Anche su questo episodio abbiamo fatto le dovute segnalazioni, perché non è stato un episodio di una giornata, ma si trattava di un colorido, delle alghe, poi si trattano delle microalghe, probabilmente delle microalghe che persistevano nel mare da diverse settimane. Allora, visto che sul merito c'è stato molto silenzio, abbiamo deciso di fare delle segnalazioni all'ARPA proprio per chiedere delle delucidazioni in merito. Oggi fortunatamente sembra che le acque vadano riprendendo il loro colore iniziale, questo è bene per tutta la città. E dobbiamo anche aggiungere che qui purtroppo non è la prima volta da quando c'è quest'area recintata che si verificano purtroppo degli episodi sgradevoli. Sì, non è il primo episodio, ci sono state già diverse, già c'è stata una segnalazione che riguardavano dei ragazzi che hanno messo un cane all'interno della recinzione, poi per fortuna una bagnante ha avuto questo forte senso civiltà di rimproverarli e di far togliere il cane, altre volte sono finiti dei palloni accidentalmente.
E noi ci appelliamo alla coscienza di tanti cittadini, perché noi ci siamo e diamo il nostro impegno, però la coscienza dei cittadini, i bagnanti, le persone, questo non è un nido di una persona, è un nido di tutti, a cui tutti noi dobbiamo prestare attenzione. Mi auguro che gli alcamesi, come la maggior parte, siano brava gente e ci diano una mano in questo. E proprio qui nella località Battigia è previsto per domenica 2 agosto l'evento intitolato Aspettando la schiusa ad Alcamo Marina, organizzato da WWF Sicilia Nord-Occidentale, un appuntamento in attesa che avvenga appunto la schiusa delle uova di tartaruga.